Benvenuti in questo nuovissimo video, iniziamo col creare divisori per la mia nuovissima planner. Prima di tutto metto la musica perché non posso non decorare senza la mia musica, quindi metto la mia playlist, la First Songs, che trovate su Spotify, nell'info box c'è scritto comunque tutto. E iniziamo col creare appunto i divisori. Questi due divisori che vedete li ho inventati, creati io a mano, e potete trovarli sul mio shop Etsy, che anche questo vi linko nell'info box e trovate comunque in sovraimpressione. Ovviamente oltre a questi due divisori trovate altri file scaricabili, acquistabili, pronti per la stampa, ma iniziamo subito col stampare questi divisori. E dopo averli stampati, come vedete in formato personal, io continuo la decorazione di questi divisori con questo foglio glitterato, che è un foglio adesivo preso da Tiger, ma io non utilizzerò la parte adesiva. Ho creato un cuoricino e questo cuoricino lo vado a contornare sul retro di questo foglio per poi farne tanti e ritagliarli, quindi creare altri tanti piccoli cuoricini glitterati. Ok, ora è tutto pronto, mancano solo i divisori, quindi le nostre paginette ritagliate, ritaglio anche quelle, e dopo averle ritagliate, se voi volete fare una cosa un po' più curata, un po' più carina, potete comunque fare anche il fronte e il retro, senza poi magari avere la pagina del retro bianca, ma io questa volta l'ho voluto lasciare bianca, non mi importava insomma. E dopo aver ritagliato tutti i miei divisori, quelli che saranno i miei divisori, vado a fare appunto i vari segna divisori con i miei cuoricini, quindi li incollo con lo scotch, ma state attenti appunto a infilare la parte del cuore davanti, perché si deve vedere davanti. Come vedete il cuore risulta poi appiccicato nella parte frontale. Vado a fare la stessa identica cosa con gli altri, quindi appoggio tutti i cuoricini per vedere quanti cuoricini ci stanno appunto per ogni divisorio, in che posizione, e vado a segnare la posizione per poi incollarli in modo sicuro senza avere tutti i cuoricini sballati, ma tutti in ordine. Dopo aver completato questa parte procedo col plastificare i miei futuri divisori. Utilizzo questi fogli, insomma, che sono dei fogli per appunto la plastificatrice, e la mia plastificatrice ve la linko nell'info box, e l'ho comprata, l'ho acquistata alla Media World, ma potete trovarla anche online a un prezzo molto molto basso, e vado a inserire appunto dalla parte iniziale tutti i miei divisori e passarli poi nella mia Fallowest. Qua i miei divisori pronti, vado a ritagliare tutti i bordi, tutti i divisori. Quante volte sto dicendo divisori, ma capitemi, si parla di questo. Dopo aver fatto ciò, eccoli qui tutti pronti, mancano solo i buchini. Quindi cosa faccio? Prendo un foglio della mia personal e vado a riposizionare i buchini sopra i fogli appunto appena plastificati e a bucarli. E voilà, il primo DIY è pronto, quindi tutti i divisori sono pronti per essere inseriti nella mia Webster's Pages, che andiamo a vedere appunto di seguito. Questa qui mi è arrivata da Scrobby, vi linko, stavo dicendo nell'info box tutto quanto. È veramente molto molto bella, ben fatta, super top. All'interno c'era la velina, ma io non ho resistito, l'ho dovuta aprire e poi reinserire dentro per il video. E questa è la planner, è veramente molto bella, formato personal, è secondo me la misura top e super comoda da portare anche in borsetta, insomma io mi trovo veramente bene, tant'è che la Kiki, che è large, la uso solo per le cose tipo più serie come YouTube o cose mie personali, insomma questa qui la porto molto più volentieri in borsetta perché è veramente molto piccola. Come vedete è un'ecopelle veramente
fatta strabene con questi dettagli in oro foil quasi, e il bottone appunto anche questo con sopra la scritta del brand e questa targhettina con scritto Love che io poi andrò a inserire all'interno della Webster. Al suo interno è fatta, come vedete, con tantissime taschine che poi andremo a decorare di seguito, e all'interno è tutta veramente piena di queste cose magnifiche, come il divisorio a pua polka dot, insomma come volete chiamarlo, con questa bustina porta stickers o come volete utilizzarla, questo block notes e tante altre taschine. Niente, come vi dicevo, è veramente ben fatta, c'ha il settimanale, quello weekly, quindi quello su due pagine, e anche quello pagina per pagina con tutti i quadratini, insomma mensili. E come vedete ha tante dashboard trasparenti che io poi andrò a tenere, e poi questi divisori che andrò poi a togliere perché ho appunto creato i miei divisori prima. La cosa bellissima di questa agenda è che al suo interno abbiamo già dei fogli prestampati con tutte le cose da segnare, come i goal settimanali, mensili, il menu settimanale di cosa mangiate, quindi potete utilizzarlo a matita per poi dove cancellarlo, insomma, e non buttare via i fogli. E come vi dicevo, qua tutta la sfilza di fogli mensili e settimanali per pianificare appunto la vostra agenda. La cosa che non vi ho detto è che i fogli sono veramente molto molto rigidi, quindi comodi, perché nella mia ex Kiki K avevo i fogli sottili, quindi ogni cosa che scrivevo trapassava dall'altra parte. Inizio col decorarla, quindi vado a inserire i miei divisori, a togliere quelli vecchi che appunto vi dicevo non mi piacciono molto, anche se alcuni sono molto carini come i fiori che vedete più avanti, ma altri sono veramente tristi, quindi li vado a togliere, a sostituire con quelli che abbiamo fatto prima. Ecco, tipo questo qui è strabello, però vabbè, ho fatto i miei, ora mettiamo i miei. Ebbene, passiamo col decorare già l'interno della planner. Quindi vado a prendere il mio kit di Project Life di Heidi Swap. Questo qua sempre viene da Scrobby, ho preso tutto quanto su Scrobby perché è l'unico sito che trovo veramente tutto, anche se alcune cose sono in preordine, però è veramente fantastico questo sito. E niente, inizio a provare le cosine, inizio a inserire varie cose per vedere se appunto la mia agenda inizia a piacermi o meno. Come vedete, sostituisco, metto, disfo, faccio, tolgo, insomma come più vi piace, come vi sentite. Poi il bello delle planner è che potete cambiarle quando volete, quindi inizio con inserire le mie cosine. Dato che avevo questo paperclip con i baffi, ho voluto inserire anche in quella parte, in quella sezione dei baffi, la mia paperclip. E come vi dicevo, metto la targhettina della Webster all'interno come gioiellino della planner. Poi ho inserito anche i miei bigliettini da visita, insomma tutto ciò che vi serve lo andate a inserire, andate a decorare la vostra agenda. Per avere i post-it a portata di mano li vado a inserire nell'ultima pagina, che è questa pagina, sembra quasi plastificata, che c'è già all'interno della Webster, con tutti questi sticker, con tutti questi post-it appunto, alcuni presi su eBay, altri su Da Tiger. E nella pochettina, nella taschina che troviamo, vado a inserire anche alcuni stickers che utilizzerò poi nella decorazione. Ora procedo col decorare anche alcune pagine che trovo un po' poverette, ecco, e vado a mettere sempre queste cosine, queste targhettine di Heidi Swap di Project Life. E poi vado a decorare sempre con questi cosini qua di cartoncino molto carini, quasi in foil, per riempire un po' la paginetta. Essendo la planner nuova e avendo già iniziato insomma i mesi precedenti, inizio con il decorare la settimana corrente. Questo video purtroppo è vecchio di un anno e mi ritrovo solo ora a montarlo, però vabbè, spero vi piace e vi sia di spunto. In questa settimana appunto stavo iniziando a scrivere le cose che già avevo scritto nella Kiki, perché appunto usavo quella, come vedete, e niente, sto scrivendo tutte le cosine che avevo fatto in quella settimana, in quel periodo qui. Non guardate la mia calligrafia, il mio modo di decorare che è veramente pessimo, però sto migliorando e diciamo che mi sono molto d'aiuto anche le cartopazze stesse, come vi dicevo su Facebook, che saluto e mando un mega mega bacione, che seguo sempre, anche se non commento mai, però seguo sempre i post, e mi sono tanto d'aiuto, dicevo, perché ci sono veramente tante ragazze bravissime nel decorare le loro planner e mi sono tanto di ispirazione. Poi guardo un sacco di video sempre qua su YouTube dove ci sono tantissime sempre cartopazze anche straniere che fanno la loro
la loro decorazione settimanale. E niente, questa è la mia agenda decorata e adesso vi do un'altra chicca, un DIY veramente poraccio, però spero vi piaccia. La mia penna mi faceva veramente schifo, così ho deciso di scocciarla tutta col mio decotape glitterato. È semplicissima questa cosa qui, cioè basta arrotolare il vostro decotape o wash, insomma, che più vi piace intorno alla vostra penna. Qui la penna finita, so che è veramente pessima, infatti più avanti si staccherà perché, come vi dicevo, questo video è vecchietto, ma mi rimarrà solo la parte azzurra, però mi piace tantissimo. E niente, questa è la mia Webster's Pages, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia di ispirazione in qualche modo. Come vedete qua ho continuato la decorazione e niente, io, come vi dicevo, spero vi piaccia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!